Siamo qui con Matteo Maiocchi, schiacciatore del Conad Volley Tricolore. Allora Matteo, è appena finita la partita, stasera hai giocato nell'inedito ruolo di opposto. Oggi raccontaci. Allora, che partita. Oggi per noi non era facile, eravamo un po' come quel pugile che prende un bel gancio e non era facile rimanere in partita e partire anche aggressivi, però ci siamo guardati in faccia questi pochi giorni che abbiamo avuto per preparare la partita, siamo stati anche sfortunati perché ci mancano due grandi giocatori che aspettiamo entrambi, Antonino e Bellei, speriamo che si possano riprendere presto. Oggi ho dato una mano alla squadra come potevo, io ho già giocato a posto, ho rispolverato un po' di vecchi colpi, penso sia andata anche bene, ovviamente meglio da posto 4 sicuramente, però va bene così, sì, è uno sport di squadra la pallavolo, è uno sport di squadra per l'eccellenza, quindi bisogna essere sempre tutti pronti. E oggi è andata bene, noi non vogliamo finire la stagione così, non siamo quelli sicuramente di mercoledì con Portoviro, onore a loro, però sicuramente nello sport si può sbagliare, sbagliano tutti, sbagliano i grandi campioni, quindi serenamente noi adesso continuiamo a lottare, abbiamo una bella classifica e adesso ci prendiamo tutto. Appena finita la partita fra Conad Volley Tricolore e Nuova Mater Volley, siamo qui con Nicola Sesto, centrale della Conad Volley Tricolore. Allora Nicola, veniamo da una settimana intensa, tirata, con alcuni acciaccati, alcuni infortuni, però alla fine il risultato ci ha premiato. Sì, diciamo che era un mix di situazioni, dalle assenze dei due opposti, al tonfo, perché per me personalmente è stato un tonfo quello della Coppa Italia, e quindi non era facile reagire oggi. Siamo stati molto bravi, siamo stati pazienti, abbiamo giocato comunque una buona pallavolo, ci siamo presi delle responsabilità, non abbiamo avuto nessuna fretta nel chiudere il punto, abbiamo giocato una buona partita. Allora Nicola, era un po' che non giocavi da titolare, la prestazione, i numeri dicono che sia stata buona, come ti giudichi? Ma a giudicarmi devono essere gli altri, quello che so è che non giocavo una partita titolare dal 1 marzo, siamo quindi quasi a un anno di distanza e questo qui era una ferita aperta. Sono contento che il coach oggi mi ha dato fiducia, ma più che altro perché a livello caratteriale ed emotivo la sconfitta contro Portoviro è stata insomma abbastanza pesante, difficile da digerire, quindi sono contento per la fiducia che mi ha dato oggi e ovviamente così ha potuto anche riflettere Scop, che ha fatto comunque, sta facendo un ottimo campionato. Andiamo avanti, questa è una vittoria importante che ci lancia nei playoff, quindi insomma siamo abbastanza soddisfatti e contenti.